La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 21 giugno, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il messaggero sì del Senato, arrestato Lusi, l'ex tesoriere della Margherita Re Bibbia. Ho molto da dire ai giudici, accolta la richiesta dei magistrati, 155 a favore, 13 contrari, a voto palese, il PDL non partecipa. Al centro gli esami di maturità, i giovani e la crisi, la traccia preferita, una prova di realismo. Sulla destra politica Berlusconi, si può uscire dall'euro. Sottotitolo lavoro, via libera dei partiti, Monti, riforma varata entro il 27. Giro di vite per i dipendenti pubblici, niente chiamate cellulari e interurbane. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, in primo piano la maturità, tra Montale e Jobs, i giovani scelgono di parlare della crisi. La prima prova dell'esame di maturità è avvenuta proprio ieri. La delusione a un mese dal terremoto, ci hanno dimenticati, soldi zero, solo parole, qui si rischia la rivolta. E poi al centro la politica, Lusi in cella con i voti del PD, l'ex tesoriere della Margherita Re Bibbia, ho molto da dire ai PM, nella foto vediamo Lusi che lascia Palazzo Madama da una porta secondaria, sale su un SUV per andare in carcere. Lavoro, Monti riforma entro il 27, via libera dai partiti esodati, copertura anche per gli over 62, slitta il taglio dei parlamentari. Ed ora la pagina regionale, Gazzetta del Mezzogiorno, Lecce, il sindaco blocca Pisanò, sospeso l'incarico di staff all'ex presidente, dissidi nel centrodestra la vigilia della prima seduta del Consiglio. Regione Puglia e battaglia sul taglio delle tasse, il PDL insiste ma Pelillo frena Vendola. Il caso, l'imprenditore è vittima del primo attentato, suvvantaggiato, nessuno credette alle mie parole. La Gazzetta di Lecce, il sindaco Perrone mette i suoi alla prova e congela Pisanò, ancora malumori nel centro-destra, il primo cittadino prende tempo prima di affidare l'incarico di staff. Mercoledì prossimo l'elezione del Presidente del Consiglio sarà l'occasione per verificare la maggioranza. Sulla destra avvocati, tribunali soppressi, danni enormi. Cronaca, manette allo scafista, senza esito le ricerche dei dispersi, il mare potrebbe restituire i corpi nelle prossime ore, oltre 7.000 euro per il viaggio dall'Afghanistan alla Puglia e tarda ora l'arrivo Otranto di un barcone con altri 15 migranti. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, tribunali cancellati e rivolta, chiudono le sedi distaccate, tutti a Lecce, dura protesta degli avvocati, buffa, qui non c'è posto. Parla Cosimo Parlato, subì l'attentato a Torre Santa Susanna dal killer di Melissa, denunciai vantaggiato ma non l'hanno fermato. Sulla destra ancora maturità nelle scuole salentine, tracce promosse ai giovani e la crisi la più gettonata. Concorso vigili sbloccato, il 4 luglio le preselezioni a Lecce dei 3.700 aspiranti. Sulla sinistra la strage di immigrati in mare, naufragio e dispersi, arrestato lo scafista. E infine lo sport, la trattativa per l'acquisto Rieco e Tesoro, ultimo treno per il Lecce. Gli europei azzurri parte dei premi ai terremotati dell'Emilia. La tragedia in mare, due mesi sotto sequestro e la minaccia di mutilazioni, l'Odissea, ostaggio dei curdi, hanno dovuto pagare fino a 7.000 euro per raggiungere le coste italiane. Ha preso lui l'unico salvagente, arrestato lo scafista del naufragio, nessuna traccia dei sei dispersi al largo di Leuca. L'accusa dice che i tre sopravvissuti al naufragio hanno raccontato che Jamal, tunisino di 31 anni, si è preoccupato solo di mettersi in salvo. Gli esami di maturità, gli studenti scelgono i 20 anni e la crisi, nessun problema con il plico telematico, oggi la seconda prova. Lecce vigili, il concorso parte il 4 luglio in 3.700 per gli iscritti nelle aule del campus universitario di Ecotecne, via libera alle preselezioni, il comandante Zaccheo, tempi stretti, 32 assunzioni entro fine anno. Area ZTL invase dalle auto anche durante la mattinata, stop a parcheggio selvaggio in centro e con gli agenti ciclisti. Giustizia a dieta, la crisi taglia i tribunali, avvocati, scatta la rivolta, la riforma prevede la chiusura delle sedi distaccate.
L'intervista al presidente della Corte d'Appello Mario Buffa, ma qui a Lecce si rischia il caos, aule insufficienti, qui non c'è posto per tutti. L'ora X della maturità, in gorgo web per le tracce, ma in aula tutto fila liscio. La scelta jeans, cuffiette e montale, così abbiamo vinto la paura, scaramanzia e timori, commenti all'uscita delle scuole. Trasporti, il filobus riparte fra 15 giorni, il direttore di SGM via libera in arrivo da Roma. Le scelte dopo la giunta, consiglio il nodo presidenza, Pagliaro tocca a me e la Capone attacca sulla nomina di Pisanò. Centro storico, sgombero alle giravolte, ma c'è chi resta ancora, arriva la proroga per chi ha i permessi. Nuovo blitz, gli immigrati via dalle storiche case della Mara. In conclusione, lo sport per la vendita del Lecce, stretta finale con Tesoro, costi abbattuti, passaggio possibile anche in C. Entro questa settimana, probabilmente sabato, il decisivo incontro tra il patron Semeraro e l'imprenditore di Spinazzola. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a tra poco TG News 24. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...